Siamo in tempo di Covid e molte persone sono pensierose, sono preoccupate. E questo stato mentale ovviamente determina depressione, oppressione. È possibile intervenire in medicina cinese per trattare questi quadri psichici? Sì, si può intervenire, ma per intervenire è bene capire che cosa sono i pensieri e le preoccupazioni dal punto di vista della cultura e della medicina cinese? In questa slide vediamo due ideogrammi in basso, a sinistra i pensieri e a destra le preoccupazioni. L'ideogramma dei pensieri, quello a sinistra in basso, presenta al di sotto il radicale del cuore, perché tutte le emozioni agiscono sul cuore, secondo la medicina cinese, e in alto il cervello. Dunque, è un rapporto tra cervello e cuore. E per quanto riguarda le preoccupazioni, nell'ideogramma di preoccupazioni vediamo in basso a destra lo stesso ideogramma dei pensieri e poi in alto a sinistra il mantello della tigre. La tigre che è capace di scattare, ma è capace anche di rimanere immobile, perché la riflessione sul pensiero può portare alla preoccupazione. In stato di oppressione, in stato di pena, i soffi si chiudono, si bloccano, si dice negli antichi testi di medicina cinese. Non c'è più circolazione quando vi sono pensieri, preoccupazioni eccessive, il qi si annoda. Secondo la medicina cinese, la milza pancreas è correlata ai pensieri e alle preoccupazioni. La milza pancreas è un organo di equilibrio che deve creare armonia, che deve nutrire, che ha la funzione di ricevere, di trasportare, ha la funzione di trasformare. Ha il compito di nutrire il corpo, ma contemporaneamente ha il compito di nutrire anche il mentale con il pensiero e con i propositi. Ma l'eccesso di preoccupazioni, l'eccesso di pensieri che sono pressanti nel vivere quotidiano e poi la rimuginazione, e cioè il ritornare sempre sugli stessi pensieri che può portare all'oppressione, all'ossessione, tutto questo annoda il qi di Milza Pancreas, si dice negli antichi testi di medicina cinese. E questo comporterà ovviamente dei sintomi. Un calo dell'appetito, gonfiore addominale, dolore addominale e poi sensazione di stanchezza, sensazione di trascinamento verso il basso, perché l'energia non può più scorrere perché è, dicono gli antichi testi, annodata su se stessa. Si può intervenire in terapia in questi casi? Qui ci sono dei punti del canale di Milza Pancreas che si possono utilizzare in questi casi, come anche dei punti del canale di stomaco che vediamo in quest'altra immagine che si possono utilizzare, in particolare la freccia indica il 36 dello stomaco. Si può intervenire in medicina cinese anche con molti farmaci che agiscono tonificando Milza Pancreas, regolarizzando le funzioni dello stomaco. E da ultimo si può intervenire col Qigong. Qui vediamo una foto dei corsi di Qigong che abbiamo fatto, organizzato negli anni scorsi qui a Civitanova. Purtroppo quest'anno con il Covid non è stato possibile, ma speriamo di poter ripartire quanto prima per dare anche attraverso il Qigong la possibilità di ripartire al nostro organismo.